L'ENAC ha consegnato all'aeroporto di Catania la certificazione europea di aeroporto ai sensi del regolamento dell'Unione Europea 139/2014. Si tratta di un importante documento che, facendo riferimento a un complesso sistema di regole internazionali condivisi dai paesi comunitari, attesta la conversione della certificazione aeroportuale delle norme nazionali e quelle comunitarie. Di fatto, assimila uniformi requisiti tecnici e le procedure amministrative dell'aeroporto di Catania agli standard europei condivisi dai paesi dell'Unione. Alla consegna della certificazione per mano di Roberto Vergari, direttore centrale ENAC Vigilanza Tecnica, e dell'ingegnere Alessandro Scialla, ENAC Direzione Operazioni Sud, erano presenti Daniela Baglieri, presidente SAC SPA, Nico Torrisi, amministratore delegato SAC SPA, Vincenzo Fusco, direttore ENAC Aeroporto di Catania, e l'accountable manager di SAC, l'ingegnere Antonio Palumbo, che in questi mesi ha coordinato il team di tecnici SAP impegnato nell'adeguamento infrastrutturale amministrativo dello scalo propedeutico al rilascio del documento. Nel corso della consegna, Vergari ha espresso soddisfazione per lo sforzo fatto dalla società di gestione SAC per individuare le figure professionali richieste dalla certificazione europea a garanzia dello sviluppo e che sono elemento propedeutico alla crescita in sicurezza dell'aeroporto. Una responsabilizzazione della società di gestione che diventa centrale nella funzionalità e nello sviluppo dell'aeroporto in sicurezza. Esprimo apprezzamento, ha detto la presidente Daniela Baglieri, per l'ottimo lavoro di squadra portato a termine dalla nostra azienda in collaborazione con ENAC. Un investimento in termini di cultura organizzativa e qualità delle figure professionali non meno importante e propedeutico di quelli che ci apprestiamo a realizzare per potenziare le infrastrutture. L'AD Nico Torrisi ha aggiunto: abbiamo adeguato le nostre procedure e infrastrutture di sicurezza ai parametri europei, investendo sull'organizzazione del lavoro e sulla qualificazione del personale, con risvolti positivi per la safety, aspetto che spesso non viene adeguatamente sottolineato, poiché si parla di investimenti in qualità e quantità dei servizi aeroportuali, ma che riveste per noi tutti grandissima importanza. Oggi il nostro aeroporto è ancora più internazionale e al pari degli altri scali europei. Per questo l'importante risultato ringrazio l'ENAC e tutto il team di SAC che vi ha lavorato con grande dedizione. Numerosi settori di SAC che hanno preso parte alla certificazione del management, alla squadra di tecnici all'area engineering, nell'area del movimento della manutenzione e della safety, insieme al compliance manager e al training manager. Spiega Antonio Palumbo, accountable manager di SAC, un grande lavoro di squadra che ha incluso anche l'ENAC, con un team di esperti che ci ha supportato attivamente nella verifica degli adeguamenti alle norme comunitarie. Che ci saranno delle implementazioni funzionali e il grande salto di qualità è quello dell'organizzazione della società di gestione, che ha individuato delle figure professionali specifiche per far sì che venga garantita in ogni momento la sicurezza. Ciò che abbiamo fatto è stato adeguare il nostro standard e quindi investire sulle persone che oggi curano tutto quanto il processo legato alla sicurezza, che è una cosa fondamentale, a quelli che sono i parametri europei. Quindi avevamo prima una certificazione di sicurezza che rispondeva ai parametri nazionali, oggi l'abbiamo con parametri internazionali, cosa che ci ha fatto quindi investire sull'organizzazione del lavoro e sulla qualificazione del personale. Rende l'aeroporto di Catania uguale negli standard di sicurezza a tutti gli altri aeroporti europei, quindi adeguamenti sia infrastrutturali ma anche organizzativi e di procedure che lo rendono sicuramente, non dico più sicuro, lo era già prima, ma sicuramente in linea con tutti gli altri scali.